Lui è JP Morgan, una figura che incute timore. Alto 1,90 m, sguardo penetrante e con il naso devastato da una malattia. All'inizio del XX secolo è il banchiere più potente d'America. Ha salvato per due volte l'economia americana dal collasso. Dalla sua banca sono nate negli anni due delle banche più grandi al mondo, JP Morgan & Chase e Morgan Stanley. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo di JP Morgan. John Pierpont Morgan, detto JP, nasce il 17 aprile 1837. Nasce ad Hartford, una piccola città del Connecticut. Suo padre, Junius Spencer Morgan, è un ricco uomo d'affari. È una famiglia ricca. Junius ha ereditato una grande ricchezza ed è socio di uno dei più grandi negozi di Boston. Junius Morgan avrà una forte influenza sulla carriera di JP, soprattutto nei primi anni. Infatti, sarà proprio il padre che, dopo averlo fatto studiare a Boston e in Germania, nel 1857 gli trova lavoro a New York, in una filiale della Banca di Londra di cui è socio. Grazie all'aiuto del padre, ma anche ovviamente alle sue abilità, in poco tempo JP inizia a fare conoscenze nell'ambiente di Wall Street. Tra le varie amicizie strette da JP in questo periodo troviamo quella con Charles Dabney. Dabney è un socio e contabile della stessa banca in cui lavora il giovane JP. Intanto Junius Morgan nel 1864 diventa il presidente della casa madre, la Banca di Londra Peabody & Co. e la rinomina Junius Spencer Morgan & Co. Lo stesso anno JP Morgan e Dabney fondano la Dabney Morgan & Company. La nuova società si occupa di affari in valuta estera e soprattutto della compravendita di azioni, attività che oggi associeremo ad una moderna banca di investimento. Inoltre i due aiutano il padre di JP a gestire i suoi capitali negli Stati Uniti. In pratica sono i consulenti per gli investimenti di Junius Morgan in America. Insomma, JP Morgan sta muovendo i primi passi, inizia a capire come gira il mondo e a come fare questo mestiere. Piccola curiosità, prima di chiudere gli affari più delicati, JP si metteva a giocare al solitario, nel mentre ragionava in che modo rendere l'affare il più conveniente possibile, una sorta di momento di meditazione. In questi anni la Dabney Morgan & Co. ha un discreto successo nel mondo finanziario, senza però raggiungere i livelli delle big di Wall Street. E dopo qualche anno di duro lavoro, a 33 anni, JP pensa già alla pensione. Ha già abbastanza soldi per vivere tutta la vita in tranquillità senza dover lavorare. Avevamo visto una cosa simile anche con AP Giannini in quest'altro video. Ma Junius Morgan non ci sta e nel 1871 gli fa incontrare uno dei più importanti banchieri del tempo, Anthony Drexel. Sollecitato dal padre, JP diventa junior partner di Anthony Drexel e insieme fondano la Drexel Morgan & Co. Ed è grazie a questa partnership che JP inizia la vera scalata che lo porterà sulle vette di Wall Street. Prima di tutto, anche grazie ai contatti del padre e di Drexel, JP riesce a raccogliere ingenti capitali. Li userà per offrire prestiti alle industrie americane in crescita, rendendosi indispensabile per lo sviluppo del paese. Al tempo, i trasporti ferroviari erano in rapida espansione negli Stati Uniti. JP capisce l'importanza di cogliere il momento di espansione dei trasporti ferroviari, così inizia a puntare le società in difficoltà del settore, comprandone le azioni. Pian piano arriva ad avere il controllo di una fetta sempre più grande del settore. Dopo qualche tempo, attraverso brillanti operazioni finanziarie, JP inizia il percorso che lo porterà, nei primi anni del 1900, ad ottenere il monopolio del settore ferroviario. L'epoca che va dal 1870 al 1900 circa, in America verrà ricordata come la Gilded Age. Gilded nel senso di patinata d'oro. Questo perché, in un periodo tutto sommato prospero, vennero a galla diseguaglianze e incongruenze nel sistema economico. Dal punto di vista economico, però, durante questi anni, l'America sperimenta una rapida crescita, guidata soprattutto da una forte industrializzazione del paese. Anche i salari aumentano molto, superando quelli europei. Di conseguenza, milioni di europei iniziano ad emigrare in America proprio in questo periodo. Quando nel 1890 il padre Junius muore, JP, all'età di 53 anni, prende il controllo della Junius Spencer Morgan & Co. Ormai è uno degli uomini più potenti d'America. E infatti gli affari di JP vanno a gonfie vele. È arrivato il momento di allargare i suoi interessi anche in altri settori. Per esempio, quello energetico. Nel 1891 JP è uno dei primi finanziatori della società General Electric. L'azienda diventerà una delle più importanti società energetiche d'America. La crescita degli Stati Uniti però viene interrotta nel 1893 e quindi anche l'espansione di JP in altri settori si blocca, almeno per il momento. Infatti è nel 1893 che una grave depressione colpisce l'economia americana. Tutto inizia con il crollo di due società americane, la Philadelphia and Reading Railroad e la National Cordage Company. Sono due grandi società che danno lavoro a migliaia di lavoratori. Appena esce la notizia del loro fallimento, sul mercato si scatena il panico. Il problema è che molte società si erano fortemente indebitate per espandere le loro attività. Quando
crolla la borsa, le banche iniziano a chiedere indietro i prestiti fatti, ma ovviamente molte società non riescono più a pagare. Di conseguenza, molte banche e molte società falliscono sommerse dai debiti. Nello stesso tempo, inoltre, la gente aveva iniziato la corsa agli sportelli delle banche per prelevare i propri risparmi. Ma purtroppo molte banche avevano le casse vuote perché avevano investito i soldi in società che poi sono fallite. Il risultato della crisi è parecchio amaro. Più di 15.000 attività chiudono i battenti, comprese 500 banche, e il tasso di disoccupazione sfiora il 25%. La crisi mette a dura prova anche le riserve auree americane. Secondo il ministro del Tesoro, restano solo 9 milioni di dollari nelle casse pubbliche. Gli Stati Uniti d'America rischiano la bancarotta. A questo punto JP Morgan si presenta al presidente Grover Cleveland con un'idea: un salvataggio del pubblico da parte dei privati. Il tesoro può comprare oro da lui e da altri banchieri europei. Cleveland è al suo secondo mandato e crede fermamente nell'austerità e nel sistema aureo. JP Morgan non gli piace. La crisi è difficile da gestire. Le aziende devono farcela da sole, secondo lui. Gli Stati Uniti devono al massimo garantire i dollari in circolazione con depositi in oro, ma l'oro è scarso. E infatti, data la scarsità dell'oro, il tesoro americano, e quindi il governo, è sull'orlo del fallimento. E Cleveland decide di cedere alle idee di JP Morgan. Lo obbliga però a un'operazione diversa. Sarà un comitato speciale a comprare titoli di Stato del governo americano in cambio di 62 milioni di dollari in oro. Quindi non è più lo Stato che compra l'oro a JP Morgan, ma è JP Morgan che compra i titoli di Stato con l'oro. Il comitato speciale sarà formato dallo stesso JP Morgan e dai Rothschild. Ecco, ricordiamoci che i Rothschild a questo punto ormai sono dei banchieri internazionali e finanziano diversi governi in tutto il mondo, soprattutto i più potenti. Quindi andateci piano anche nei commenti. In ogni caso, entrambe le parti sono d'accordo. Il piano funziona. Così le casse del tesoro tornano in equilibrio e gli Stati Uniti escono dal rischio di bancarotta. Ecco, in un sistema del genere avrebbe senso avere un prestatore di ultima istanza, cioè un ente che presta i soldi al governo. In questi anni l'America ancora non ha una banca centrale, ossia questo tipo di prestatore. Possiamo dire che JP durante la crisi ha di fatto svolto proprio il tipico ruolo di una banca centrale. Ma andiamo avanti. Arrivato ai primi anni del XX secolo, JP cerca di aumentare la sua presenza nelle ferrovie e di entrare in un nuovo settore, l'acciaio. Avere il controllo del settore dell'acciaio gli avrebbe portato un enorme vantaggio competitivo nelle ferrovie. Così nel 1901, dopo una serie di acquisizioni, forma la United States Steel Corporation. È la prima società al mondo a superare il miliardo di dollari di capitalizzazione. Questa azienda nasce dalla fusione tra la Federal Steel Company, che era sotto il controllo dei JP, la Carnegie Steel Company, più altre piccole società del settore. Con la creazione della US Steel, JP si assicura una posizione predominante anche nell'industria dell'acciaio e così ottiene anche quel vantaggio competitivo nel settore ferroviario che andava cercando. Inoltre, la situazione lasciata dalla crisi del 1893 permette a JP Morgan di espandersi ancora più velocemente. Infatti, la crisi aveva portato al fallimento o quasi di molte società ferroviarie. In pratica, nel settore ci sono i saldi. Aziende prima solide sono ora acquistabili a prezzi stracciati. Così, sempre nel 1901, JP fonda la Northern Securities, insieme ad altri pezzi grossi delle ferrovie americane. Ecco, JP Morgan ha conquistato il monopolio di due settori vitali per lo sviluppo dell'economia americana del tempo, le ferrovie e l'acciaio. Di fatto, ha un potere e un'importanza nel paese paragonabili a quelli del governo. Ma per JP, la festa dei monopoli stava per giungere al termine. Sì, perché i monopoli di fatto sono un problema in quanto finiscono per neutralizzare i meccanismi di libero mercato e di concorrenza. Intanto, nonostante non ci sia più il rischio di bancarotta del governo, la depressione nata dopo il 1893 non è ancora finita. La disoccupazione e la povertà sono a livelli molto alti, rendendo il clima piuttosto caldo. I sindacati e il governo sono spesso in rotta di collisione. All'apice delle tensioni, il 14 settembre 1901, il presidente McKinley viene assassinato da un operaio anarchico del settore dell'acciaio, Leon Czolgosz. I sindacati ovviamente prenderanno le distanze dall'atto, ma riconosceranno l'inevitabilità data dalle tensioni sociali del tempo. Dopo l'omicidio del presidente, il vicepresidente Theodore Roosevelt accetta il delicato ruolo di leader degli Stati Uniti. Roosevelt, repubblicano, denuncia l'eccessivo potere dei grandi banchieri e finanzieri nel paese.
Ecco, fa anche un po' strano, ricordando la presidenza Roosevelt, pensare a quanto il Partito Repubblicano cambierà nel secolo successivo. Quindi uno dei primi a finire nel mirino di Roosevelt è proprio JP Morgan. Roosevelt accusa Morgan di aver monopolizzato il settore delle ferrovie e quello dell'acciaio, utilizzando pratiche finanziarie vietate dallo Sherman Act del 1890. Così, su richiesta di Roosevelt, nel 1904 la Corte Suprema scioglie la Northern Securities. Di conseguenza, la Northern Securities viene di nuovo suddivisa nelle varie società che la costituivano, facendo ritornare a una situazione di normale competizione nel settore ferroviario. E la US Steel? Beh, la US Steel ancora esiste. JP e i suoi soci riescono a muoversi in tempo, evitando di essere colpiti dalla legge antitrust. Nel 1903, infatti, agiscono in autonomia e dividono la società in due. Roosevelt ha costretto Morgan a smembrare il suo impero, ma il presidente avrà presto bisogno del suo aiuto. Nel 1907, infatti, scoppia un'altra crisi. Una crisi ricordata come panico dei banchieri. Questa volta la causa è il crollo delle società che si occupavano dell'estrazione e della lavorazione del rame. I mercati finanziari subiscono un duro colpo. Come è già successo nel 1893, la gente corre in banca per svuotare il conto e ancora una volta molte banche collassano sommerse dai debiti. JP Morgan viene assalito da banchieri che gli chiedono di trovare una soluzione per evitare il collasso di tutto il sistema bancario. Così Morgan decide di convocare tutti i più importanti banchieri degli Stati Uniti nel suo palazzo a New York. Con i suoi modi, diciamo non proprio leggeri, dichiara che li lascerà uscire solo quando avranno trovato una soluzione comune. Così, dopo giorni di trattative, le banche trovano un accordo. JP avrebbe organizzato un gruppo di banche e istituti di credito con tre compiti ben precisi: distribuire i soldi alle banche più in difficoltà, fare da garante per ottenere le linee di credito dall'estero e comprare le azioni in calo delle migliori società quotate. JP Morgan a questo punto va a Washington per discutere il piano con il presidente Roosevelt. Dopo qualche perplessità iniziale del presidente, JP lo riesce a convincere. Così, il 7 novembre 1907, il piano di salvataggio viene messo in atto. In pochi mesi la crisi viene superata. E così JP Morgan riesce per la seconda volta ad aiutare il governo americano. Questo evento ha fatto capire alle autorità americane quanto fosse necessaria un'entità sovragovernativa per far fronte a situazioni del genere. E questa responsabilità non poteva essere nelle mani di un privato cittadino. E così, a fine 1913, viene fondata la Fed. All'inizio la Fed si occupa più o meno delle stesse operazioni che JP Morgan aveva organizzato per superare le due crisi. Ossia fare in modo che le banche commerciali non siano più insolventi. Vedremo poi che non sarà così facile. Il lavoro fatto da JP Morgan sarà il modello sul quale sarà costruita la banca centrale degli Stati Uniti, almeno per quanto riguarda l'impostazione iniziale. Ironia della sorte, sempre nel 1913, alcuni mesi prima, JP Morgan muore nella stanza di un hotel di Roma. E proprio da Roma vi dico che per oggi è tutto. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!